Antonio Monsignore, giocatore, insomma, neo giocatore del Verona di Maida per Interforze Cittadina. Allora, Monsignore, buonasera. È Buonasera. stata gentilezza, sempre molto, molto, diciamo, molto buono con noi e molto collaborativo. Una partita, insomma, sabato a Pianoro, dove incontrerai i vecchi amori. Cioè, il tuo ex mister, Pino Montesanti, che sappiamo c'era un bel rapporto, dove hai fatto una bella annata 2 anni fa. Ecco, come vedi questa partita? Che cosa dice al mister, sinceramente? Cosa messaggio avanti al mister? Allora, innanzitutto grazie a voi per la disponibilità che avete sempre avuto con me. È una bellissima cosa, ne vedo tanti avere questa informazione per tutti quanti. Niente, io sabato incontrerò i miei vecchi compagni di squadra, il mio vecchio mister, il presidente, che saluto con tanto affetto. 2 anni fa mi ho fatto una stagione bellissima con loro, mi sono trovato benissimo. Una famiglia, mi sono trovato davvero come non mai, diciamo. Senti, come vedi questa partita di domenica col Pianopoli? È difficile l'impegno, cioè sicuramente il Lecce di Pianopoli ha dichiarato, cioè, di voler giocare subito, di voler fare sul serio, di voler tornare subito in prima. Insomma, tu come vedi, cioè, questo Vera come lo valuti? Anche se è una forma, una preparazione, come anche il mister è nuovo e anche tutto molto rinnovato, ecco. Sì, allora il Pianopoli come sempre ha dalla sua parte una squadra che ormai è quasi da 50 anni che fa calcio, quindi è un'esperienza enorme. Poi dalla sua parte il campo in erbetta sintetico che è anche un punto a suo favore e in più ha una squadra che ho visto allestito benissimo, come sempre il mister con il presidente Gigliotti allestiscono sempre belle squadre. Dal mio punto di vista personale di Vena di Maida, ho visto tanta voglia di fare, una squadra rinnovata in tutto, con il mister e anche nel rapporto dei giocatori, giocatori che sono rientrati e innesti ottimi per la squadra. Siamo in costruzione ancora, quindi per noi diciamo che è l'inizio in tutto, perché ripeto, siamo una squadra ancora che dobbiamo lavorare molto. Le prime 4 partite, insomma, sono impegnative, perché anche il Napisia, la seconda giornata, squadra che punta decisamente nella terza categoria, insomma, anche la terza partita poi con la fortuna, diciamo, sono partite molto impegnative. Cioè, questo proveranno anche che presto ha fatto questo Vela. Tu che cosa ne pensi? Penso che, diciamo che, ecco, abbiamo Pianopoli e Napizia subito, quindi sono due scontri molto, molto difficili per noi, anche perché il Napizia è una squadra che già l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, conosco anche il mister Cortese, un ottimo allenatore, Salutiamo, lo salutiamo. salutiamo sicuramente. E poi diciamo che ha allestito sicuramente una squadra per fare bene. Poi diciamo che il campionato è sempre difficile ogni partita ha la sua storia e ogni campionato ha anche la sua storia, diciamo. Senti, che messaggio mandi a mister Montesanti, sinceramente, a Pino. Spero che sia una bellissima partita, una bella partita, però sinceramente spero che vinciamo noi. Ok, grazie. Grazie a voi, vi saluto.